tradito Ryan. Te l'ho detto che l'ha tradita. No! Te l'ho detto, l'ha confessato. No! Vivendo questa esperienza in modo così naturale, Mi sono accorto, ragazzi, che provo qualcosa per te. Signore e signori, io sono Tony Pence e Gesù Esile, benvenuti su questo canale. Oggi siamo qui per commentare la quarta puntata di The Ultimatum. Un reality pieno di cavalloni e cavallone, perché la nostra Roxanne si è gonfiata le labbra solo per ciucciare altri uomini. E non solo, amore, cosa è successo? Cosa è successo? Siamo arrivati al punto che le coppie si sono effettivamente scoppiate. Letteralmente no, scambiate brava, tra di loro, e sono incominciati matrimoni di prova, sono già nel loro appartamento, nei letti, e si stanno già conoscendo intimamente. E un like, ragazzi, non lo mettete al video? Lasciate like a questo video, ragazzi, per questo bellissimo format che abbiamo scoperto, che ha scoperto, perché più mettete like, più il video va nelle home page di tutti, delle vostre madri, esatto, dei vostri figli, degli ex, tutti, di persone con cui potresti iniziare un matrimonio di prova. E queste persone vi vedranno, perché c'è anche la live su Twitch. Guardate la nostra di Twitch che sta salutando, come sempre qui presenti in tantissimi a supportarci. Siamo in live a reagire a The Ultimatum tutti i lunedì e tutti i giovedì alle ore 18. E oltre a lasciare like, tutto, io vi ricordo di commentare, commentate, che è importante, il video, noi vi leggiamo tutti. Scrivete cavallo, cavallona, cavalli al trotto, al trotto, ippodromo del trotto, tutto, noi leggiamo i commenti, li rispondiamo, ci siamo, ragazzi. Ma soprattutto iscrivetevi al canale e attivate la campanellina delle notifiche. Oh, andate anche sul canale Viola ad iscrivervi. Ebbene ragazzi, bando alle ciance, partiamo con questa quarta puntata di The Ultimatum. Marry me or move on, cavallon. Comunque ragazzi, ci eravamo lasciati con James in lacrime perché pensa che Ryan avesse ormai la patatina un po' per colpa di Trey. Quindi stava facendo una chiamata al suo amico per essere un po' consolato. Cosa succederà? Pronto a giocare? Si riparte, ecco, da Wai e James. Proprio da loro due. Luci accese o spente durante il sesso? Vabbè, sono delle carte piccanti, sì. Spicy cards. Chat, luci accese o spente durante Sondaggio. Noi usiamo la ring light di solito. Fulminate, dico. Soffusa, bravissima, esatto, metto le parole bravissimi. Sì, ma fulminate, che nel senso che inizi con la luce e poi mentre va. Spente. Accese o spente è indifferente. Basta che chiama. No, dice lui. Andiamo avanti. Preferisci occhi aperti o chiusi? Oddio. Ma che domanda? Non ho mai fatto una domanda del genere. Chiusi. Cosa? Ma cosa? No, ragazzi, queste con le luci spente, gli occhi chiusi. Cioè, lei si chiamerebbe chissà. Cioè, un ladro. Tipo, entra in casa uno, chiude gli occhi, spegne le luci e chiama. Può essere chiunque. È tutta immaginazione, però. Proveremo. Scusa, non ho capito. Proveremo per capire. Mi sacrificherò per fare questo test per l'umanità. Devi aver fatto del pessimo sesso. Non vedere niente. Hai capito? Beh, scusa James, però lei è insieme a cosa? Trey. Che sesso? Allora, posso Scusami. Capire che chiuda gli occhi per il dolore. Cioè, sicuramente non ha fatto del sesso schifoso con Trey, guarda. No. Puoi fare sesso a tre con una celebrità. Chi scegli? Ah, dai, facciamolo anche noi. Facciamolo anche noi, Alessandro Borghi. Allora ti dico la mia, che sai già. Lo so, Miriam Leone. O Emma Stone. O Emma Stone. Ryan Reynolds. Ma non ci farei niente. Vorrei solo parlarci. Cioè, mentre vi state facendo la tua tipa, vi parlate voi due? Resterebbe in un angolo. È uno spasso. Ciao, sono qui. Ah, il guardone. Il voyeur. Sì, tu, io e lui. Perfetto. Ma che cazzo stanno dicendo? Infatti, qua? Non ha capito il gioco. È strano se ti chiedo di fare una serata romantica. Una serata romantica? Di solito rientra nei preliminari. Ma lui sta ancora pensando al gioco. Non so neanche che cosa siano. Non conosci i preliminari? Ah, Trey va dritto con la stecca scassa? Mi chiamore male. Cioè, mamma allora, mia! Cioè... Senza lubrificare! Ma no, no, poverino, no! Trey Penator. Forse sono qui per soddisfarti. Oh! Hai sentito il cavallo di razza? E soddisfala allora, bello mio! Andiamo a letto. Così? The Ultimatum!
Mary, on move on! Tutti nel letto di James, ragazzi! Prima settimana di Real Magic. Week one. Ma lui l'altra volta uscì fuori a dire che pensava a Lex e ora... Sì, appunto, raga, ma era la stessa sera. Ma io vi dirò di più, io ho detto nella prima puntata, James, secondo me, ha avuto le scappatelle sicure in questi 7 anni. Roxanne e Alex, The Horse! Ragazzi, The Horse, la cavalla! L'aspettiamo tutti! Pronti, sì, ragazzi, la chat è in hype per vedere la cavalla in azione, The Horse! Sarà lì già attaccata al tubo? Com'è andata al lavoro? I nostri uffici sono vicini. Magari un lunch break un po'... Hot! Potrei tornare tardi stasera. Ah, perché in casa! Alex è il mio maritino adesso. At worse. Posso leccare un po' il tuo maritino, per favore? Se ti lecco un po' le dita, godo solo metà. Dovremmo invitare i nostri amici. Cos'è quella roba lì? Cos'è? Fanno gli hot dog con quello. Li fanno loro in bagno, li confezionano. Non abbiamo amici. Hai ragione. Soltanto ex. Cavalla che prepari i peperoni. Mamma mia, devo dire due volte, per favore. E Trey. Tra loro va molto bene, ve lo dico io. Già, abbiamo la combo perfetta. Vino e gelato. Vino e gelato. Comunque una combo del c***o. Hai provato? Cioè, non so. E gli stessi bicchieri uguali di tutti. Dovremmo assaggiarli entrambi per capire qual è il più buono. Ah, quindi si fanno lo scambio di cucchiaini. Si imboccano. Dovremmo provare a mettere il gelato nel vino. Fai cagare! Ma ok, adesso stai esagerando. Oh, meno male, qualcuno con un'etica. All right. Comunque fanno un botto diversi, Gor. Ma lui mangia con la bocca aperta. Che nero... Madonna, ragazzi, mi sarei già alzata cioè, da quel tavolo. Si è girato, ha fatto sì. Madonna. Invece che mangiare gelato, sta scavando, prima o poi troverà il petrolio. Profondissima, Pamela. Cioè, è un continuo scavare qui dentro. Non so cosa troverà. E si va avanti, ragazzi, si va da Raya e James. Saranno a letto, saranno anche a letto. E invece guarda. E arriva la Venere. Che bello. Madonna. Bottiglia, il calice è pure d'acciaio inox, anche quello. Ho preparato tutto, varie forme di quel calice. Mi stanno dando un nervoso amore. Chat, attenzione. È il momento. It's the moment. Voglio che capisca di essere speciale. Le darei un 10. Sul culo però. Così, fa sulle chiappe. Non voglio stare lì tutto il tempo a fissarle le tette. Ma come? Cosa vuol dire? Ragazzi, diamo un voto per favore al gomito di James in questo momento. Io 8.5, dai. Ha un bel gomito. Un bel gomito. Ma... accidenti, io... Un infartino? Come non detto... Il romanticismo è importante. Sospettavo che fossi romantico. Romanticismo, non riesco a non guardare le tette. Davvero, le mancava il romanticismo. Questo matrimonio di prova mi sta facendo capire... quanto voglia esplorare altri lidi. Davvero passare del tempo con la mia partner. C'è una musica di sesso? Ma cos'è? Ma hanno spento le candele, amore? Katia e Antonio, la coppia più noiosa che ci ha sradicato le palle, esatto. E lanciate fuori dalla finestra, vediamole. No, le palle, la coppia. Bella idea venire qui, bravo. Sono a casa di Roxanne sono! Perché lui lo sa! Lui è un fantino! Non ci credo! Lui addestra i cavalli! E la porta! Per farla diventare come una cavalla! Tutto torna, i cerchi si chiudono sempre. Non ci credo! Casa di Roxanne! Bel posto! Ho fatto un po' di ricerche. Anche le ricerche per trovare il miglior maneggio. Solo un secondo. Ok. Deve fare pipì. No. Raga, andate a pisciare. Mi daresti una mano con questi? Sì. Oh,
che dolce, grazie. Che tocco di classe, baby. È così soddisfacente stappare. Vero. Comunque ogni volta che la rivedo mi devo riabituarmi un attimo al suo sguardo. Questi bicchieri, madonna, li vorrei spendere. Pure i bicchieri dell'acqua. Mi sono andate le bollicine nel naso. Anche a me. Ma amore, ma sembra che bevano prosecco per la prima volta. Ma c'hanno 12 anni? Ma quando fanno ste cose, me lo dico, ma non si vergognano? Io voglio che la mia partner si senta considerata in ogni momento. Mamma, loro sono la noia. Forse sono stato un po' egoista. Ma lei sta bene? Lei sembra che ha un prurito, capito? No, ma lei, amore, sempre risponde sempre solo. Certo. Già. Sentiamo? Perché non posso permettermelo. Certo. Certo, detto certo. Non ho i soldi. Non posso comprare i biglietti dei concerti. Lunghissimo. Già. Credo di aver represso questi pensieri con Roxanne perché ho sempre... Sono tre minuti che parla. Quell'ansia di... Aiuto! Non devi commettere errori, capisci? Sì. Sì, certo, chiaro, già, giusto, esatto! Sì, certo, chiaro, ste cose, tu comprare i biglietti... Esatto. Mi dai un vocabolario di sinonimi. Per 6 anni ho vissuto... No, riparte lui! Non devi lasciare spazio! Fermati, figlio mio! Ok, raga... No. No, ci ho skippato 30 secondi. Questo è ancora qua che parla. Aiuto. E non ce ne frega un cazzo di loro due. Passiamo dal maneggio alla maneggiata, ragazzi. Cavalli, cavalla, Roxanne. Hanno fatto anche loro il rapporto, il, come si dice, la legatura. Il... Grazie. Collegamento. Ok, possiamo andare avanti. Ma è tristissimo il posto. Questo posto ha gli stessi bicchieri del reality. Pensavo che vanno in giro con le valigette di calici, raga. Cioè, hanno dietro sempre questi calici. Sento che tu possiedi molte qualità del marito ideale. Ah, quindi si sta dichiarando. Ma gliela vista la qualità. Minchia, pure Gesù è diventato una merda ormai. E se fai squadra con tuo marito, è un po' come avere un superpotere. Quante cazzate si dicono all'inizio, ragazzi, lei per poter arrivare allo scopo. Pensato. Guarda come stiamo bene. Lo so. Lui è casato. Guardiamo un film accoccolati? Ti prego sì, Roxanne. Ci sto. Posso stringermi a te? Posso stringermi il tè? Certo, baby, con questi muscoli. Oh sì. Prendimi tutto, avvingati. Andiamo subito a casa. Fammi sentire il muscolo principale. Ragazzi, è notte, piove. E quando piove si fa... Non spengo le luci. D'accordo. Ed è un altro giorno, ragazzi, in questo delirio dove nessuno ancora ha ficcato per bene. Neanche un limone. Ciao, come va? Salve. Ciao. No, raga. No, vado dai genitori. Roxanne, piacere, grazie Glenn, per l'invito. Piacere mio. Tutto bene? Glenn e Jenny, però forse preferite mamma e papà. No, no. Calma, cavalla. Aiuto. Calma, cavalla. Beh, un cavallo qua, Ha messo le bretelle da cavalla. Che possiate trovare ciò che cercate. Calici pure in casa. Raga, giù, non li posso più vedere, ci sta diventando. Sono focalizzata sul lavoro, perciò non penso alle nozze. Oggi non si parla di lavoro. Ah, l'ha messa in riga la cavalla, subito. Oggi non si parla di lavoro. Oggi solo... Usciamo. Minchia, ma che casa c'hanno? No. Madonna, fai il fuoco, muore lì. Ma mettiti con lui, Roxanne. Guarda quanto spazio per poter cavalcare. La barca è vostra. Sì. Esatto. E lei chiede. Certo, indaga. Poco fa dicevamo che semmai la cosa diventasse seria, dovremmo far conoscere i nostri genitori. Perché lei sta già pensando magari di continuare a vivere con lui. Perché hai deciso di partecipare? Non l'ho deciso io. Eri contraria. Ha fatto tutto il mio ex. Guarda il padre. La sta proprio studiando. La sta già leccando. No, amore. Guardate, raga. Lei non voleva. Questa è una chiara prova. Ma ti piace mio figlio? Con che voce l'ha detto? Ma ti piace mio figlio? Siamo una coppietta vincente. Ma lei è convinta, Lei è convintissima. Secca. Tu hai la tendenza... Sì. A sovrastare... le persone. Ecco il primo campanello d'allarme di questa nuova coppia. Ma la sta riprendendo? Sì. Davanti ai suoi genitori? Sì. Disagio? Ma lo stesso vale anche per me. Con Alex. Già. Non sono mai stata con qualcuno che fosse al mio livello. Ma che brutto, però. Questa è una cosa bruttissima da dire, scusate. Ma chi pensi di essere, nel senso, va bene tutto, ma a livello cosa vuol dire? Ha le idee chiare e la sua carriera. Sono tranquilla. Ma quanto durerà questo idilio?
E andiamo un'altra coppia, Raya e James, ragazzi. Qua la situazione era molto più calda. Erano in piscina. Erano in piscina, quindi si spera che adesso il nostro James dia la mazzata col bastone. Invece no, stanno facendo il bucato. Che ne pensi delle dimostrazioni d'affetto in una relazione? Sono importanti. Io sto per andarmene. Ciò lo vai e veramente gonfie, mi hai seccato le palline, non voglio più ascoltarti, sai. Mi dai la mano? Adesso? Ti va? Va bene. Ma cos'è? Ma ti fa piacere? Sì. Un fallimento questi matrimoni di prova. E l'abbraccio? Ti ho abbracciata ieri. Quindi già fatto, già spuntato nelle cose tipo, da fare. Dovresti lasciarti andare. Ma no, sì! Andare a letto insieme sarebbe un punto di non ritorno. Vabbè, su questo ha ragione. So, però... Io ti piaccio. In che senso? A lui non, lei non piace. Sembra che tu voglia andare oltre. Beh, è il gioco anche non questo. Non so da quanto tempo sta provando a dirtelo. Voglio fare delle cose con te. Tipo? Tutto. Cioè, ma devi chiedere. Ma ragazzi, che gli sta dicendo? Non so più come dirglielo. Raga, tutto. Lei glielo sta dicendo, cioè tutto. Tutto il resto. Cioè? No, ma vabbè, ma raga. Lui fa apposta, dai, perché non problema, è possibile. Amore. Insomma, cugino, pulisco. Sei cugino, pulisco? Non ci capiamo. Adesso arriva l'operatore e dice, avete rotto il... Entrano e fa... Oh, allora... Ho rispetto per me stesso e non commetterò questo errore. Ho tradito Ryan. Te l'ho detto che l'ha tradita. No! Te l'ho detto, l'ha confessato. No! Avevo capito subito. È stato l'anno peggiore della mia vita. Ma non state insieme adesso. Vi siete lasciati. Ok, quindi? Me ne vado a letto. Ne riparliamo domani. E niente. Matrimonio inutile per James e Raya. Clima un po' teso, ecco. Un po' di disagio. L'unica cosa che è tesa è il clima. Esatto. James è sulla difensiva e non è il genere di marito che vorrei. Si spengono le luci qui sulla difensiva. Va di là a mangiarsi uno yogurt magro. Ryan e Trey vanno con la barca dei genitori di Alex. Per Lago risparmiare di sul budget. Certo, avranno gli stessi bicchieri anche. Già, è perfetto. E tu sei stupenda. Eccala. Ti conosco bene ormai. Sai tutto di me? No, non tutto, ma quasi. Non tutto. Lago di Canterno? Ah, non lo sapevo. Ci pensi mai? A noi due. Agli sbagli. No, gli sguardi. Agli sbagli. E come cose sanno loro? Ho deciso di dirti cosa provo. D'accordo. Raga. Porca miseria. The moment of the truth. Vivendo questa esperienza in modo così naturale, Mi sono accorto, ragazzi. Secondo voi? Che provo qualcosa per te. L'ha detto. E qui cambia tutto, ragazzi. Changed everything, ragazzi. Cambia ogni cosa. In realtà mi fa un po' strano parlarne. Perché? Because. In fondo io amo ancora Raya, ma in queste settimane ho iniziato a provare dei sentimenti per te. È un guazzabuglio di emozioni. Apprezzo che ti sia aperto e sia stato onesto con me. Ma? È difficile capire cosa vogliamo davvero. Ormai ti conosco abbastanza bene da sapere che ti rendo felice. Quanto è sicuro di se stesso? Abbiamo un legame molto forte e sento che diventa sempre più profondo. No, ma raga. Raga, qua siamo vicini, innamorando. La cosa più interessante, l'unica, nell'ultimo minuto e mezzo della puntata. E finisce qui, ragazzi, questa quarta puntata di The Ultimatum. È stata, diciamo, una puntata strana, ma con delle rivelazioni importanti. Con dei risvolti interessanti. Veramente interessanti. Quindi lasciate like, commentate questo video, mi raccomando, è molto importante. Fatelo. E ci vediamo alla quinta puntata. Sì, mi raccomando, sempre lunedì e giovedì alle 14 su YouTube e lunedì e giovedì alle 18 in live, se volete vedere le puntate. Per capire meglio leggete in descrizione. Esatto. Ciao raga, grazie. Ciao.